Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio da parte di Fucking Game Tree. Io sono Lollo e come richiesto a voi ecco la webcam. È stato scritto nei messaggi privati da Pino Taff che forse faccio tutto troppo velocemente, che per chi non conosce Minecraft è un po' un casino seguirlo. Eh beh sì, vi capisco, anch'io all'inizio vedevo sti video, si fa così, si fa cosà, molto veloci, dovrei vedere 3 o 4 volte lo stesso pezzo per riuscire a capire come si faceva uno strumento. Perfetto, ora creerò un mondo apposito in modalità sopravvivenza, con i trucchi e tutto, con un seed che mi pare fosse questo, boobies, 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 penso sia giusto, ok. Allora, incominciamo con un breve tutorial, semplicemente sulle basi di Minecraft. Quindi parliamo proprio Minecraft base, quindi creazione del legno, creazione di strumenti con il legno, con la pietra e varie cose simili. Allora, che cazzo è successo qua? Ok, c'era un cubetto buggato. Allora, come avete potuto vedere nel menu iniziale, quando ho fatto Crea nuovo mondo, avevo la possibilità di creare una cassa bonus. Perfetto, questa qua è la cassa bonus con dentro già degli strumenti. Per chi è agli inizi è molto utile trovarla, così non deve perdere troppo tempo nella realizzazione di strumenti. O comunque avete già, come potete vedere, tre torce pronte per l'utilizzo. Allora, vi vado a spiegare una cosa. Vi vado a spiegare i semplici comandi. Con WASD ci si muove, classico, e con il tasto sinistro si rompono gli oggetti, vedete? E con il tasto destro si riposizionano. Ok, adesso non voglio essere troppo lungo sulle basi, ma incominciamo subito a rompere del legno. Tasto sinistro, incominciamo a rompere il legno. Molto semplicemente, anche con la mano, potete vedere. Ai 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 ai. Pam. 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 Vedete, rompiamo un po' di legno. Direi che per la dimostrazione così dovrebbe bastare. Ah, tanto per la dimostrazione, per adesso giocherò in modalità pacifica, giusto per non dovermi preoccupare della notte, del rifugio, cose del genere. Poi, intanto vedete nella serie normale, che si è avviato sul canale, com'è il gioco in modalità difficile con la notte, i mostri e la ricerca vera e propria del minerale. Quindi questo qui è un tutorial e ve lo mostro come tale. Quindi con il tasto E apriamo l'inventario. Prendiamo con il tasto sinistro il nostro legno di quercia e lo posizioniamo in questo cubetto, in questo piccolo cubo, sì, in questo quadrato diviso in quattro quadrati, è indifferente dove lo piazziamo. E come potete vedere, una volta posizionato si creano gli assi di legno. Perfetto, prendiamo questi assi di legno con il tasto sinistro, con il destro uguale. Quindi li raccogliamo e abbiamo la legna lavorata, ovvero gli assi di legno. Assi di legno, io la chiamo legna lavorata, assi di legno. Poi, se prendiamo sempre questi assi di legno, li mettiamo di nuovo nella fabbricazione e premiamo con il tasto destro. Vedete? Si smezza. Premendo il tasto destro sopra un oggetto, troverà più o meno sempre la metà. Se il numero dispari, dividerà il numero pari e il numero dispari. Prendiamo i bastoncini, così si fanno i bastoncini. Quindi prendiamo i nostri bastoncini sempre con il tasto sinistro, prendiamo 64, riuniamo sempre con il tasto sinistro, vedete, tasto destro diviso, sinistro, li posiziono uno sopra l'altro. Perfetto, con gli assi di legno rimanenti con il tasto destro ne posiziono uno, uno per ogni quadratino, quindi lo prendiamo con il tasto sinistro e mentre ce l'abbiamo lo andiamo a posizionare con il tasto destro uno a uno. Andiamo a usare, prende, così creeremo il banco da lavoro. Guardate, ve lo lascio 1 o 2 secondi per memorizzarvi com'è. Quindi legna, 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 legna. Tasto destro, 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 destro. Prendiamo il nostro banco da lavoro e lo mettiamo nel nostro inventario. Riposizioniamo tutto. Ok. Lo mettiamo nel nostro inventario. Con E usciamo dall'inventario. Ci troviamo. Ci deve essere qualcosa che non va. Quello deve essere di un vecchio. Però adesso metto off, poi andrò a controllare dopo. Ok.
Lo posizioniamo. Con il tasto destro lo posizioniamo per terra. Tasto destro. Entriamo nel nostro tavolo da lavoro. Perfetto. Ora cosa dobbiamo fare? Prendiamo i bastoncini o il bastone. Lo prendiamo e con il tasto destro lo andiamo a posizionare in questo modo. Io ne metto già tre. E prendiamo le nostre assi di legno. Posizionando in questo modo otterremo un piccone di legno. Il piccone di legno ci permetterà di rompere pochi materiali, ovvero solo la pietra e il carbone. Mentre quello di pietra, che ce l'abbiamo qua noi, che è qua, può rompere tutto, cioè dalla pietra al ferro. Quello di ferro può rompere tutto. Tutti i materiali come pietra, ferro, oro, carbone, diamanti, smeraldi, lapislazzo, tutto, tutto. È consigliabile usarla solo con materiale solido, tipo pietra, come quelli che vi ho elencato prima. Proprio giusto con quelli. E perché sapete, ogni strumento ha la sua funzionalità e il piccone ha questa funzionalità, quindi prendiamolo. Poi, sempre nell'altro modo, sempre con il tasto destro, così ne posizioniamo sempre uno. In questo modo otterremo l'ascia di legno. L'ascia di legno ci permetterà di rompere la legna. Serve solo a quello, rompere più velocemente la legna, e fidatevi che se giocate a modalità per meno normale, difficile, è molto utile quando di notte si esce, volete spaccare la legna ad una velocità incredibile, soprattutto se ce l'avete di diamante. Quindi, piccone di legno. Infine, no, penultimo, facciamo la pala. La pala è la cosa più semplice. Due bastoncini e un blocco di legno sopra, un asse di legno sopra. E otteniamo la pala. Molto semplice. Pam. Ok. Adesso otteniamo una spada. Come si ottiene una spada? Esattamente come la pala. Quindi prendiamo l'asse di legno, solamente che al posto di mettere due bastoncini, metteremo solo un bastoncino e due assi di legno. In questo modo qui, come potete vedere. E prendiamo la nostra spada di legno. Adesso andiamo a posizionarli nell'inventario nell'ordine che più vogliamo, sempre con il tasto sinistro. Ok. Riprendiamoci con l'ascia, perché ricordo che questo qui è fatto di legno, il nostro tavolo da lavoro. Perfetto. La cosa che dobbiamo fare adesso, la seconda cosa che bisogna fare, sì, il seed funziona. Perfetto. La seconda cosa che dobbiamo fare adesso è andare a, diciamo, no, non diciamo, è andare a cercare della pietra, fondamentalmente. E la pietra possiamo, adesso se non sbaglio, io questo sito qua lo conosco molto bene, quindi posso muovere in maniera molto veloce. Qua abbiamo la pietra. La pietra è di color grigio, vedete? Questa è pietra. Con il piccone spacco dei blocchi. Questi blocchi di sabbia qua sono particolari. Ricordo che ci sono dei mattoncini di sabbia, che adesso non so esattamente come si chiamano l'arenaria. Ecco, è un tipo di roccia creata con la sabbia che si può rompere con il piccone. Con la pala invece scaviamo. Vedete? Molto velocemente si scava. Ho fatto entrare l'acqua, vabbè, non importa. Si scava la sabbia, la terra, tutti i materiali morbidi possiamo chiamare, la ghiaia. Ok. Mentre con il piccone, come ho detto, spacchiamo la roccia. Ok, se noi ora andiamo a vedere, vedete questo blocco di ferro? Questo qua è ferro. Se noi andiamo, vedete come sarà lungo nel distruggere. Se noi continueremo con il piccone, finirà che semplicemente non otterremo niente, il blocco si distruggerà senza darci nulla. Quindi per ottenere qualcosa dal ferro ci serve minimo il piccone di pietra. Il piccone di pietra si fabbrica nello stesso modo di come vi ho fatto vedere quello di legno. Esattamente uguale, soltanto che al posto mettete il pietrisco, ovvero i blocchi di pietra. Molto semplice. Tac, e vedete come si rompe velocemente? Pam! Vedete che ho il ferro grezzo? Ora vi dimostro.
Se invece io fossi stato a romperlo con quello di legno, prima che ci metto 60 anni a romperlo, come potete vedere, metto 2500 anni a spaccare sta cosa qua, a tutte ste cose, no? Che poi uno dice, boh, intanto mi piglio un caffè e vado avanti. Ho ottenuto qualcosa? No. Buio perso, ho perso tempo e soprattutto ho perso del ferro. Non da poco. Perché in Minecraft il ferro è quasi essenziale. Cioè, non è essenziale, ma è il più facile da trovare dopo. Ma, dopo. Dopo la pietra. C'è pietra, carbone, ferro. Allora, questo che vedete è un villaggio. Mi avete per introdurvi al villaggio. Questo che vedete è un villaggero, uno che abita al villaggio, villaggero, cazzo ho detto. Comunque, un tizio che sta qua e non fa niente, potete massacrarli di botte. Ah! Lo sterminio del villaggio! Morto. Allora, una volta che avete ucciso tutti gli abitanti, no, beh, non è obbligatorio uccidere gli abitanti anche perché. Non attacca, cioè sono innocui, non fanno niente. Stanno lì, ti guardano, ti fissano. Fa niente. Ah, cambiamo visuale. Ciao. No, vabbè. Allora. Passiamo alla fornace. Ecco, come si fabbrica la fornace? Allora, andiamo. Aspetta, un passo di qua. Aspetta, aspettate. Vado su, vado su, vado su, vado su, vado su, vado su. Eccomi. Allora. What? Allora. Buio pesto, meno male che ho tre torce. Allora, la cosa che sto andando a cercare adesso è il carbone. Oh, eccolo qua. Subito trovato. Pam! Allora, la cosa che devo fare è raccogliere della pietra e dell'annesso carbone. Prima però raccogliamo un po' di pietra. Pam! 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 Ok, prendiamo, piazziamo il nostro bancone da lavoro e con il pentesco andiamo a riempire tutti i quadratini, tutti i quadratini tranne quello centrale. Quello centrale deve rimanere vuoto. Scusate se balbetto è una mia brutta cosa. Deve rimanere vuoto. Così creeremo la fornace. La fornace ci permetterà di cuocere il cibo, di cuocere il ferro grezzo. In modo da ottenere il lingotto di ferro, perché con il lingotto di ferro potremmo fare di nuovo spada, piccone, ascia e pala. Adesso non sto ad illustrarmi tutto il resto che si può fare perché è una cosa lunghissima e ci vuole tanto tempo, quindi farò altri video tutorial se vi andrà. Comunque, questo è la fornace. Si fa così, prendiamo la fornace. E la posizioniamo nell'inventario. La seconda cosa che è da fare per usare la fornace ci serve del combustibile. Abbiamo due possibilità. O usare il legno che si raccoglie, cioè legno, senza lavorarlo, proprio prendete, lo rompete e lo usate. E lo mettete dentro la fornace. O usare del carbone, come sto facendo io adesso, che sto raccogliendo del carbone. Il carbone si può riconoscere perché appunto è nero. Nero. Nero come la pece, come la pece. No? È nero. Boh. E già che ci sono, guardate, prendo anche questo ferro che vi mostro com'è il lingotto. E ci fermeremo al lingotto per oggi, per questo tutorial. Ok. Allora, riprendiamoci. Nostro amico. La nostra amica torcia e torniamo in superficie. Ok. Turn up. Cazzo. Ok. Con un po' di ingegno, il sandbox game si fa largo. Pam, pam. Rompo qua. 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 Salto qua. Ok. La terra, il terriccio, non gettatelo perché è molto molto utile, poi lo scoprirete. Allora, io rompo. Ma scusate, già che ci sono, vi faccio il piccone di pietra. Vi ho mostrato prima come si fa. Ok.
Funziona anche con la pietra, il pietrisco. Oh yeah. E uso questo per che ci vedete come ci metto meno? Se io uso la mano, guardate che roba. Che palle. Pam! Pam! Ah, che bello! Ah, che bello il legno! Io lo sto ca spacca perché mi piace tanto il legno e mi piace tanto spacca. Ah, che bello il legno! Io sto qua spacca. Il legno, io me lo so qua spacca. Allora, le cose che potete usare come combustibili sono tre. Essenzialmente, il carbone, la legna così com'è, o, attenzione, o, la carbonella. Come si ottiene la carbonella? La carbonella è cenere. Vi mostrerò come si crea la carbonella e vi dimostrerò che si può usare il legno grezzo per bruciare le cose. Che differenza c'è tra carbone e legno? Semplicemente il legno brucia più velocemente, il carbone invece dura di più. Quindi potrete fare più lavori contemporaneamente, cioè durerà di più, potete fondere più cose, invece che con la legna non si può. La carbonella è come il carbone, non cambia niente, soltanto che è vegetale, nel senso che è cenere. È la cenere della legna, sostanzialmente. Il principio è lo stesso, tanto che vedete come scende più lentamente rispetto invece con il carbone, come lavora un filo, non tanto, però scende più lentamente. E mentre noi vediamo qui il legno che si cuoce, vabbè, avete capito, non sto qui a far cuocere tutto il legno. E vi mostro le torce. Come si fanno le torce? Allora, le torce sono fondamentali. Semplicemente perché? Perché durante la notte, ora io sono in modalità pacifica, ma nel buio spawnano i mostri. Minecraft è un survivor's game sand, è un sandbox game survival, una roba del genere. L'unica cosa brutta è che di giorno siete liberi di fare tutto quello che volete, girare, esplorare, ma di notte c'è il brutto che ci sono i mostri. Il brutto magari è il bello, in realtà è il bello del gioco, però ci sono i mostri. Ci sono mostri che esplodono, scheletri, zombie, Enderman, qualunque cosa, ragni, scheletri che cavalcano ragni, zombie armati, delle robe. E poi di sicuro nell'altra serie si noteranno, si vedranno perché andrò a caccia di. Farò proprio la puntata a caccia di mostri, sperando di non crepare. Comunque, come detto, come promesso, vi mostro anche come si fa il ferro, ovvero si prende il ferro, allora, si mette il carbone dentro la fornace e si piazza il ferro sopra il carbone. Poi vi farò vedere il risultato. Mentre li cuoce, noi andiamo a crearci delle torce. Come si creano le torce? Allora si prende il nostro bel carbone, o la carbonella, quello che avete, carbone o carbonella. Si posiziona nella parte superiore, quindi ci servono sempre due quadratini. Sopra metteremo il carbone, mentre sotto metteremo i bastoni. E come potete vedere, con il tasto destro, sinistro, quello che preferite, otteniamo le torce con le quali faremo luce durante. Illumineremo nostra casa. Illumineremo la nostra casa, vedete? Ponk. Ponk. In modo da impedire ai mostri di spawnarci dentro. Perfetto. Interrompo con questo. Questo che vedete è il lingotto di ferro. Con il lingotto di ferro si possono fare esattamente le stesse cose che si fanno con il legno e con la pietra, gli oggetti. Quindi noi prendiamo i bastoni, vi mostro come si fa la spada, che è la cosa principale, che è la più forte. La spada, vedete? E il piccone. Naturalmente durano di più rispetto a quello di pietra e di legno. La spada fa molto più danno, fanno un sacco di cose in più. Ragazzi, con questo io concludo il tutorial, la prima parte del tutorial. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Da LOL è tutto, da Fucking Games 3 al prossimo video.